casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore. C'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio. E mi raccomando, accendete la radio e ascoltatela attentamente. Oggi è uno di quei giorni caldi che noi hanno contraddistinto poi l'intera stagione. 320 40 50 500, una nota in calce per la quale non è che non abbia dormito durante la notte, però mi auguro che qualcuno qui a Roma, e faccio riferimento alle istituzioni, sappia rispondere per le rime, perché noi non evochiamo, demagogicamente parlando, no, un'interpellanza parlamentare. Ma secondo voi è giusto che un ministro della Repubblica Italiana, il ministro della Difesa, nella fattispecie il signor Ignazio La Russa, così come un bamboccione si mette a saltare sugli spalti di Catania, saltellando e cantando, appunto, chi non salta è della Roma. Ognuno, ovviamente, voi. Sì, tra l'altro, catanese d'origine, ognuno si assume le responsabilità ogni qualvolta che poi compie un gesto. Per carità, non ha ferito nessuno fisicamente, però può averlo fatto moralmente, visto che poi questa nostra bella città ospita il signor Ignazio La Russa nella veste di ministro della difesa. Io mi auguro che il nostro sindaco trovi 30 secondi del suo spazio quotidiano per saper rispondere per le rime, visto che poi ormai, no, qui a Roma tutti gozzovigliano e qualcuno si sente anche autorizzato così a spernacchiarci. Non lo può fare, secondo me, un ministro della Repubblica. La stessa identica cosa l'avrei detta se a fare ciò fosse stato magari un tifoso romanista ai danni di un'altra tifoseria avversaria. Allora facciamo così, andiamo a leggere un paio di messaggi giunti al 320 40 50 500, ma vedrai che religioso silenzio arriverà dal Campidoglio, no? Perché lì sono tutti attenti ad appecoronarsi, temendo poi le ritorsioni radiofoniche di qualche fogna mediatica. Quando accadono invece le cose gravi, tutti in silenzio. E vabbè, ognuno ha la propria dignità, cosa che non si può comprare di certo al supermercato. Lo so che non c'entra niente, ma mi sarei aspettato la fascia al braccio in segno di lutto per onorare Dario Brugnoli. Neanche le cose più ovvie riescono a questa ex proprietà Fabrics 69, sì, magari un ricordo, no? L'ha detto stampa più della sentito, Roma dello scudetto, ragazzi. Doveva sicuramente esserci. Max, magari riempire lo stadio per una partita inutile, mai visto, i prezzi sono vergognosi. Hai ragione, infatti faccio appello a chi magari ha tempo e denaro a disposizione, sia ben chiaro. Però sarebbe veramente, no, un'immagine inedita, uno stadio intero, no, a fischiare e a biasimare il comportamento di una squadra che per l'intera stagione ci ha regalato solamente delusioni. Sentiamo subito chi è con noi. Dai, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ah, buonasera. Senti, io sono scusate perché ieri ho urlato così tanto, sa. Certo, di gioia, immagino. Il nome, come ti chiami, scusa? Ah, scusi, Marco. Ciao Marco, buonasera. Ah, buonasera. Siccome dato che voi parlate sempre nei confronti dei giocatori, no? Sì, d'accordo che i giocatori sono i primi a essere i colpevoli, però io credo che sia stato un fatto societario che abbia influito anche il rendimento dei giocatori, perché pensando oddio mai di essere già in vacanza da molto tempo. Marco, questo fa il paio con quanto detto da Perrotta in settimana, ovvero la precarietà gestionale che secondo Simone, esatto, ha inciso e condizionato l'operato in campo dei nostri calciatori. Benissimo, se è successo lascino al cassiere della S Roma a fine mese il loro stipendio, perché loro sono professionisti e quindi dediti soprattutto alle cose all'interno del perimetro di gioco. Se ne devono infischiare di quello che accade altrove. Ma certo, perché basta pensare che io, per esempio, quando esco, vedo dei ragazzi che giocano a pallone, comincio a pensare, ma perché non si riduna a questo livello? Marco, no, abbiamo capito appunto il tuo disappunto, ti ringraziamo. Ciao Max, oltre a Totti, De Rossi, Pizarro e Burdisso, il resto è noia, 80.000 fischi a ste pippe, spero che Montella schieri gli 11 indegni, compresi Menese, Vucinic, Nico. Prima di prendere altre dirette andiamo a salutare Abby, è sbarcato ad Ostia, direttamente dall'Oriente Abby, ristorante giapponese, il primo sushi grill del litorale, oltre 1000 metri quadri per offrirvi le migliori bontà della cucina orientale. Come funziona? È semplice, puoi ordinare quanto vuoi senza limiti a prezzi contenutissimi e prefissati. Comincia dalle carvi baffi, sushi, riso, zuppe, insalate, carne grigliate e dolci delle migliori tradizioni giapponese e cinese. Aperto tutti i giorni, orario continuato dalle 12 alle 23.30 ad Ostia, in via della Martinica 77. Ristorante Abby, qualità e quantità abbinate ad un prezzo sensazionale. Due passi dal mare, accanto al nuovo porto di Ostia, il meglio della cucina giapponese e cinese ti aspetta in via della Martinica 77. Abby, ristorante giapponese, telefono
06 56 98 335. Subito linee aperte, un paio di messaggi. Max mi sa che finite dietro, e beh, staremo a vedere, ma a noi la cosa poco interessa, perché se qualora fosse accaduto anche il contrario sarebbe stato comunque sia un miserabile primato cittadino. Se poi tu invece ti inorgoglisci per questo, rimani, ecco, ridimensionato nelle tue ambizioni, io sono felice. Ma quella è la dimensione della Lazio, cioè fare la corsa sulla Roma, arrivare primo e prima della Roma è incredibilmente fonte di soddisfazione. La Roma negli ultimi anni ci aveva abituato ad altro, per cui la nostra ambizione non è arrivare sopra la Lazio, obiettivo che davamo per scontato. La nostra frustrazione non è arrivare sotto la Lazio, la nostra frustrazione è non aver centrato neanche quell'obiettivo minimo che è al quarto posto. Wallace scrive: Max, ora solo la Juve perdendo o pareggiando può rovinare il piano degli indegni di scansare le coppe. Sì, perché se dovessero perdere poi in casa con la Samp, e se dovesse, ecco, materializzarsi questa forma di dissenso che io sogno, pensate che idiota che sono diventato, sono talmente ferito, sono talmente deluso che mi auguro veramente che si possa subissare con una salva di fischi questa squadra contro la Samp. Vedrai che verrò censurato anche, no, da una parte della tifoseria romanista che rispetto ma non condivido, che mi dice no, invece serve l'aiuto perché debbono poi raggiungere l'Europa League e manca ancora un punto. Max, così tu li destabilizzi psicologicamente. Cattivone. Me ne frego. Malandrino. Non me ne può fregare di meno. Ecco, sentiamo chi è in diretta. Pronto? Pronto, Max? Sì, buonasera. Ciao Paolo. Abbassa la radio, Paolo, grazie. Senti Max, una domanda sull'Europa League. Max, abbiamo tutto l'anno detto che sono prime donne, no? Una vita di successi ridicoli, un favore, abbiamo vinto ognuno. Uh-huh. Volevo sapere, ma secondo te perché non rivolgi la domanda ai giocatori sul fatto che essendo prime donne non hanno vinto nulla all'Europa League? Secondo perché ai signori tesserati viene impedito di interloquire con le radio romane, no? Perché noi siamo trattati come degli appestati. Parlo a nome di tutte le radio romane che invece credo nel corso di questi anni abbiano esaltato l'immagine e il marchio della S Roma. Te, gente come anche il nostro capitato l'hai ripreso, hai detto ah no, l'Europa League l'alziamo al cielo, me la vado, vince tutto. Certo, io me lo auguro. I nostri stessi giocatori, gente che ci crede e che gli frega tanto da andare in Europa League. Guarda, hai fatto bene a fare questa domanda, bisogna fare un netto distinguo. Io ieri in campo ho visto un paio di calciatori che nell'insufficienza generale hanno quantomeno dimostrato di voler fare qualcosa, che sono Totti o Burdisso, no? Totti e Burdisso, nient'altro, poco più. Guarda, un po' di abnegazione l'ho vista, altrimenti sei... con tutti i limiti del giocatore, perché è un giocatore assolutamente scarso, l'ho vista in rosa, correva. Sì. Quando vedi un giocatore che ammazza, corre, gli avversari, sì. No, quando li asfalta, lo vedi correre, dice con la maglia della Roma, incredibile, dice, ti commuovi, sta clamoroso al cibo, incredibile. Ciao Max, hanno diritto a un mese di ferie tutti a Brunico il 22 giugno, compresi tanti che spero saranno venduti a luglio. Maurus 199, e io invece penso che sia più punitivo far vedere al mondo uno stadio vuoto, ma non sarà così, ragazzi. Non è mai stato e mai sarà vuoto lo Stadio Olimpio, quindi è inutile che voi proponiate questa idea, perché è difficile mettere d'accordo tutti, e magari forse sarebbe più bello, anche se io propendo per la seconda ipotesi. Per domenica la cosa più brutta per un giocatore è giocare in uno stadio vuoto, così capiscono che non si meritano la Roma. Tanto ci sarà sempre quella fetta di stadio, no, dove ci sono i cosiddetti biglietti omaggio, di gente col sigarone in bocca che va lì, che mette la sua auto blu sotto la tribuna VIP, e quelli si goderanno il loro pomeriggio così in tribuna autorità. Quindi difficilmente vedremo uno stadio desolatamente vuoto. Sentiamo chi c'è. Pronto? Qualcuno dovrebbe fare un copia e incolla delle parole di Burdisso, ma è banale, AX by One, è vero. Agugliare nel fallimento totale, non te scordare la Supercoppa italiana ad agosto, squadra al capolinea incapace di mantenere neanche un briciolo di dignità, rispetto per la camisetta che indossano, epurazione totale di ripartire subito dall'Europa League, spero dai preliminari a luglio, perché tanto male non gli fa, visto che sono stati fermi tutto l'anno. Garghi, posso dire una cosa che può sembrare limitativa per quelli che sono i nostri sogni, ma ad oggi voi pensate che nonostante gli sforzi profusi, perché questo accadrà, la Roma potrà in assi di partenza competere con squadre che sono sulla carta già più forte e che si stanno attrezzando? Allora ti dico, preferisco in un anno cosiddetto di transizione puntare fortemente ad un obiettivo che ha alla portata l'Europa League, e poi dall'anno 21 in poi
con Fabio Capello sulla panchina giallorossa si torna a competere per il tricolore. Io sono assolutamente d'accordo, non so se arriverà e tornerà mai Fabio Capello, sarebbe bello anche quello, caro Max, visto che parliamo di un allenatore vincente, ben vengano gli allenatori vincenti. Ti dico semplicemente che nell'anno di transizione che ci attende io mi auguro di non rivedere però in Europa League quello che ho visto per esempio 2 anni fa col Panathinaikos, perché poi vai a prendere 3 gol dell'Ane, prendi altri 3 de qua, cioè fare ste figure barbine, almeno ci risparmiassero questo. Ci fermiamo per qualche istante, 320 40 50 500, oggi siamo tassativi, interventi rapidissimi perché è giusto che parli il maggior numero possibile di tifosi romanisti.